Brutto pezzo di camperista! Come stai? In questo video ti parlo di cocoibentazione, come farla, quanto è importante e che materiali usare. Te ne parlo visto che in questi giorni la sto facendo io me stesso medesimo sul mio camperozzo. Ma dai! Benvenuto o bentornato sul mio canale Vivere in Camper, ma chi te lo fa fa? Dopo più di un anno che lo dico, anche a me è venuto il dubbio. Ma chi me lo fa fa di fare tutti questi lavori al mio bel camper? Beh, dai, la risposta la conosco bene, me la fa fare l'amore per il viaggio perpetuo, il continuo spostamento, scoprire lentamente il nostro pianeta. Bella storia! Te ne ho parlato in un video che ti metto qui sopra e in descrizione sulle differenze tra vita sedentaria e quella da nomade, che vuoi non guardarlo? Nah. E per fare questa vita da nomade, un camper deve avere delle piccole comodità, di cui ci siamo privati per 8 lunghi anni. Ma è arrivato il momento di mettere insieme il mezzo dei nostri sogni, un mezzo cucito intorno alle nostre esigenze, quelle che conosciamo bene data l'esperienza on the road fatta fino ad oggi. Abbiamo viaggiato a bordo di un Volkswagen Westfalia con il tetto a soffietto e tutto il necessario per una vita a bordo: cucina, frigorifero, taniche dell'acqua e tutto ciò che non c'era nell'allestimento originale lo abbiamo aggiunto o creato. Da anni avevo in mente questi lavori, ma solo ora si stanno concretizzando. Sai com'è? Ci vuole la triangolazione di Marte e Plutonio, la sagra della salsiccia e una pandemia per rendere i sogni realtà. Figata! Per questi lavori di riallestimento mi sono affidato alle mani esperte di Fabrizio della Free Road a Rovereto. Diciamo che dopo aver testato a lungo un mezzo già camperizzato dalla Westfalia, volevo provare a cambiarlo con delle piccole modifiche. Beh, piccole un par de... Sì! Piccole e mica tanto. Diciamo che quella più importante è il cambio del tetto a soffietto con un tetto rigido alto in vetro resina. E qui arriva subito la risposta alle tue domande. Perché hai cambiato il tetto a soffietto? Adesso va molto di moda metterlo, tu perché lo togli? Ma non ti crea problemi aver alzato di molto l'altezza del camper? Quante domande! Andiamo con ordine. Anche prima di questi lavori il mio mezzo non era sotto i 2 metri, dato il box portoggetti sopra il tetto a soffietto. Eravamo infatti sopra il 1,35 m. Devo dire che dai parcheggi con le sbarre a 2 metri non sono mai stato attratto. Preferisco di gran lunga un luogo remoto in mezzo alla natura che stare vicino vicino ad altre macchine o camper sull'asfalto. In tutti questi anni di viaggio comunque non abbiamo avuto problemi riguardo alla nostra altezza nei bei posticini dove abbiamo speso la notte. Il tetto a soffietto ha dei lati positivi sicuramente. Puoi utilizzare il camper sia per la tua vacanza in giro per il mondo o anche come veicolo per gli spostamenti urbani. Avendo un mezzo come il nostro, dalle dimensioni ridotte, non sei costretto ad avere anche una macchina, ma un mezzo unico per tutto. Il tetto a soffietto è particolarmente utile alle famiglie, visto che su in mansarda ci possono piazzare i bambini. Poi se vai a farti la settimana bianca, ricordati ogni tanto di dare una controllata su in alto, che i bambini non siano di colore bluastro. È comunque un buon sistema anche per le giornate calde, quando con un semplice click puoi aprire il soffietto, avere lo spazio in altezza e far circolare bene l'aria grazie alle finestre nella tenda. Occhio nelle giornate di vento, che la tenda diventa uno spinnaker. Come vedi ci sono molti aspetti positivi nel sistema soffietto, ma non fanno a caso nostro, anche se lo abbiamo avuto per 8 lunghi anni. Tempo di cambiare, no? Al posto del soffietto è arrivato un tetto alto e rigido, prodotto dalla Raymo in Germania, fatto su misura per il mio mezzo, oltre che per modelli di altre marche. Un guscio in vetro resina che scende a pennello sulle lamiere Limorch e crea veramente tanto spazio interno, oltre che ad aumentarne l'altezza. Adesso ti faccio vedere però che cosa ho fatto a Morch in questi giorni, con tanta santa pazienza, una spazzola di ferro ed un flessibile. Dopo aver smontato completamente tutto l'allestimento Westfalia e le plastiche, ho notato dei punti di ruggine sul piano di carico. Poca roba, ma sempre meglio prendersene cura adesso che in un futuro, quando si trasformano in buchi neri. Una bella spazzolata prima e qualche martellata per togliere tutta la ruggine in eccesso. Una pulita minuziosa per sgrassare tutta la lamiera fino a far diventare tutto bello lucido. Ho eliminato anche alcuni elementi sul pianale, come ad esempio le uscite ed entrate dell'aria del vecchio frigorifero a pozzetto. Una volta completato questo passaggio, ho dato 1, 2, 3 belle passate di Ferrux su tutte le parti arrugginite e scoperte dalla vernice. E visto che non mi bastava, ho dato anche una bella mano di Vernifer, una vernice con all'interno anche una parte di convertitore. E vai spennella!
Bene, il mezzo è pronto per il secondo step, la coibentazione. Prima però di farti vedere che cosa ho fatto nel mio camper a riguardo, faccio due domande a Fabrizio, che sicuramente ne sa più di me sul tema. Fabrizio, ma quanto è importante la coibentazione? Allora, credo che sia una delle parti fondamentali in un furgone camperizzato avere una coibentazione idonea e fatta bene. Questo perché ci permette, oltre ad avere un comfort sicuramente buono, ad avere anche un risparmio sia energetico che di denaro importante, insomma. I riscaldatori consumano di meno, fanno meno fatica a riscaldare l'ambiente e mantenere una temperatura di comfort giusta. Se la coibentazione non è fatta bene, abbiamo poi dei problemi di condensa piuttosto che muffe, anche una questione igienica, insomma, credo. Quali sono i materiali solitamente utilizzati per la coibentazione? Negli anni i materiali sono stati tanti, dalla lana di roccia, che credo sia forse la meno indicata, a materiali più naturali che però nel nostro settore si usano poco, polistirolo, che non è forse il prodotto migliore pur essendo un buon isolante, alle ultime tecnologie con schiume espanse a celle chiuse come quella che usiamo noi, peraltro quella che usiamo noi ha anche un riflettente, è già adesiva, esiste in vari spessori in modo da poter rivestire tutte le parti del furgone e evitare quelli che sono i ponti termici. Questa parte riflettente permette anche di mantenere il caldo verso l'interno, ha una barriera anticondensa, quindi insomma oggi i prodotti di qualità ci sono strutturati in modo anche da occupare il minor spazio possibile permettendoci di lavorare anche meglio. Questi prodotti costano abbastanza, non hanno dei costi esagerati, ma siamo all'ordine dei 15 euro al metro quadro. Sono prodotti rispetto a una volta molto più malleabili, in quanto un pannello di polistirolo non poteva essere adattato se non sagomandolo, tagliandolo e facendone magari più spessori ai piantoni piuttosto che a una curvatura, mentre questi prodotti, essendo più malleabili, permettono di fare una finitura migliore, una copertura più omogenea, decisamente il prodotto al momento che va meglio, insomma. Diciamo che per un 5,40 serviranno una ventina di metri, 20-25 metri quadri di isolante, considerando tutti i piccoli tagli e tutte le rifiniture che si vanno a fare nelle intercapedini dove si riesce a mettere, insomma. Noi utilizziamo lo stesso materiale anche per coibentare le taniche, la parte esterna, anche perché la parte riflettente comunque mi protegge anche dall'umidità, facendo attenzione sulle giunture di ricoprirlo con del nastro sempre di alluminio, insomma. Beh, veramente interessante tutta questa panoramica sui vari materiali, no? Io adesso uso un materiale isolante a base di poliolefine. Poliolefine? Polio che? Reticolato chimicamente ed espanso a cellule chiuse. Una bella passata di un prodotto sgrassante prima per togliere le impurità e il gioco è fatto. E già qui facciamo passi da gigante rispetto a prima, dove le parti di aria tra lamiera e plastiche erano zeppe di lana di roccia. Una volta coibentato il camperozzo, pulito il pianale come se non ci fosse un domani, con un pezzo di cartone ho preso la dima che poi userò per il taglio del legno. Nel mezzo originale Vespaglia esisteva solo una parte del pavimento dove erano anche inserite le due rotaie per spostare la panca a letto o la panca capra, la capra panca. La parte del mobile invece era appoggiata direttamente sul telaio. A questo giro, visto che rivoluzionerò tutta la disposizione interna, si è deciso di mettere un pianale unico che copre tutto. Ma proprio tutto. Thank you.
Nel Westfalia originale l'unico materiale per coprire il piano di legno è linoleum, almeno parlo del mio caso, visto che non si può superare lo spessore delle due rotaie, che se no non ti si apre più il letto. Invece il mio nuovo progetto mi permetterà di stendere un bel parquet a pavimento. Devo ancora capire dove mettere la lucidatrice. E visto che stavamo parlando di materiali per realizzare il pavimento, userò in primis uno strato sottile tipo un millimetro di sughero incollato sotto a un multistrato da un centimetro e infine il parquet. Il sughero è un ottimo materiale isolante sia per la temperatura che per il rumore. Come visto magari da qualche foto dai fotogrammi del video, ho tolto il tetto a soffietto e appoggiato quello rigido, ma il lavoro sul tetto non è finito. L'idea del tetto rigido vagava ormai da molti anni nel mio cervelletto, che alla fine quei due neuroni che lo popolano hanno detto: dai che lo mettiamo! Però del tetto e della parte di progettazione te ne parlerò in un prossimo video, che adesso devo andare a controllare la pasta e fagioli. E anche per questo venerdì abbiamo finito. Spero che il video sia stato di tuo gradimento e che sia riuscito a darti qualche informazione in più rispetto alla coibentazione. Se non sei ancora iscritto al canale ti consiglio di farlo, che ormai in giro ci sono temibili bande di bucagomme. Beh, fino alle 10 di sera, Poi tutti a casa. Ciao bello!